Eccoli qua, i primi 11. Di Maria, Bremer, per la prima volta in campo, con McKennie e Locatelli con i numeri nuovi sulla schiena. Dai. Tipo, una bella vittoria per partire stasera. Per toglierci di torno la stagione precedente, per toglierci di torno le tante parole, le tante critiche, i tanti discorsi. Una bella vittoria, fatta bene. Cioè, via. 3-0, bel 3-0. Per quello ho detto 3-1. Bel 3-0. Perché cioè io c'ho proprio voglia di vedere la Juventus con una cazzo di vittoria fatta bene, con lo stadio pieno, la prima in casa. Dai, cioè, ma Di Maria, l'esordio di Maria in Serie A, ragazzi, cioè quanto l'ho sognato l'esordio di Maria nella Juventus. E stasera, è vero, arriva a 35 anni, però cazzo Di Maria uguale. Ma non è vero, 3 gol di scarto Allegri è impossibile, non è vero, Allegri ha sempre fatti. E l'anno scorso, non focalizziamoci solo sull'anno scorso, non ricordiamoci solo il brutto degli ultimi 2 anni, ricordiamoci tutto quello che è stata la Juventus. Alessandro Pallone d'Oro 2020. Si è iniziati, dai, è partita la Juve, è tornata la Juve. Alessandro prendeva il rigore dopo 30 secondi, ragazzi, impazzivamo. Dai, direttore, ci facciamo male così però, eh. Non so, vincere 1-0 con un rigore così non... Dopo 30 secondi, rigore dopo 30 secondi, 1-0, basta. Sì, ma finito la partita. Bello! Forse fuori gioco, ma bello il cross di Sandro. Alessandro, migliore in campo, ragazzi, migliore! Please nerf Alessandro. Solito 4-4-2 storto con McKennie molto dentro il campo, con la corsia sinistra libera per Sandro. Guarda se va! Ma è Marcelo, è Cafu, è Roberto Carlos. Alessandro, guardalo lì! Che ha recuperato Alessandro. Dategli la fascia, rinnovatelo. Mamma mia. Il gioco del calcio l'hanno inventato Alessandro Di Maria. Meno male, no, beviamo anche noi qualcosa perché veramente... Cooling break. Io non riesco a capire perché ripartire dal 4-4-2 con i giocatori fuori ruolo. No, ma di principio non riesco proprio a capire, al di là della forma fisica, delle occasioni, di quello che si crea, non riesco a capire l'idea. Cioè l'idea di andare dentro il campo così. Cioè non riesco proprio a capire perché. Cioè hai 3 centrocampisti, hai 2 esterni in una punta. Dai, cioè è la cosa più logica. Angelo! Cosa ha detto? Il cuore, cosa ha detto? Angelo! Oh, non ci voleva tanto, il 4-3-3, dai, oh, ma stia lì, il 4-4-2, uno di qua, uno di là, uno su, uno giù. Ma metti sto 4-3-3 che si fa prima, Angelito! Punti canale. Oh, non ci voleva tanto metterli così, eh. Assist di Alessandro! Sì, ecco, allora, però adesso lo dico, non è che adesso torniamo 4-4-2 per difendere 1-0. Invece cioè, sì. Sono bastati... 3 minuti? Tre minuti, di 4-3-3 per trovare il vantaggio. 3 minuti. Bene. È questo che voglio vedere io però, eh. È questo che voglio vedere, continuare ad attaccare nonostante il vantaggio. Bene. Questo è l'atteggiamento che mi interessa. Poi entra o non entra, va bene. Però questo mi interessa. Bravo Di Maria. Bravo Di Maria. Bravo Angelo. Bravo Di Maria. Sì? Bravo Di Maria. Ma dai, entra cazzo! Dai Dujan però. Bravo. Bravo però. Va bene. Bravi ragazzi, bravi. Oh, mi piace questa cosa che ce ne freghiamo, che stiamo vincendo e andiamo. Questa è una differenza grossa rispetto all'anno scorso. Bravi. Oh, questo è rigore, eh. Questo è rigore. Calma. No, calma. Lo batte Dujan? Calma. Bravo Dujan. Calma. Io spero che lo batta Dujan, bravo, eh. Si è preso bene, eh. Bella palla anche in verticale. Poi ora rivediamo se è stato più. Bravi. È ancora Alessandro, esatto. Tira lo scalzo, come ti ha detto Allegri. Si gioca meglio scalzi. Dai, amico del sole, fallo. Bello. Dai. Dujan! E sabato. E due!
e 2! Aspettiamo a dirlo, però bello essere in vantaggio di due gol. Io ho detto 3-1, eh. Mi sembra veramente... Stiamo macinando. Ma non vi fa una strana sensazione essere in vantaggio di due gol? Che sia benedetto Alessandro! Tipo, alla ricerca del 3-0. Sì? Occhio qua. Vai, Angelo. Tipo una sovrapposizione. Oh no! Mamma mia, che corsa, che sinistro, che qualità! Gianca Di Maria, palla fuori. Che morbidezza questo tocco, eh! Sì! Le palla al sì. Non calcia, c'è la 3-0! Se li attacchi alti! Sì! Se li attacchi alti, cazzo! Funzionano insieme questi due! Posso dire che Vlahovic è imprendibile al fantacalcio adesso? Cambio obiettivo. Senza non dover passare la carta di credito. 3-0! 3-0! Bravi. Ragazzi, ma Di Maria! Ma Di Maria, i tamburi! Possiamo togliere. Fai qua. Più uno qua. Stacchiare le lettere. Ci metti la bandiera dell'Argentina e scrivi più uno di fianco. Se non entra nello spogliatoio con un contratto da firmare per un no di 5 anni, non vado a letto. Un pallone toccato da Costi, c'è la specialità della casa, il cross. Sì. De Sciglio col sombrero! Umiliati da De Sciglio! No! Adduttore sinistro, campanello d'allarme in casa Juventus, dipennate in affette diverse. Porto campo Ale. Basta. Ma piange! Ma basta. Qua è sfiga. Non uccideteci De Sciglio. De Sciglio. Cosa ha fatto? Ha fatto un doppio sombrero più il tacco al volo. Arriva. Bravo Rovella. Proprio bravo Rovella. Ma è Bonucci. Bello. Dai. Peccato. Bravi ragazzi, è iniziato a far andare le gambe. Sì, però bella c'è anche Bonucci, bella questa uscita. Bravo Rovella, bravo Zaccaria, bravo Bonucci. Bella in verticale, bravi ragazzi. Sempre Zaccaria è morto. Ma basta. Ma fermo, ti dice già tu che non sei altro. Ma è Rovella. Fatto bene a tirare. Bravi. E si vince. Buona la prima, come si dice. Buona così. Bravi. Applausi davvero. E adesso ragazzi, ci vediamo su YouTube per il post partita. A dopo.